Grazie Presidente. Allora, riguardo a questa proposta di deliberazione, che è la 78, innanzitutto vorrei dire al consigliere De Priamo che prima di parlare della Raggi pensasse un po' a Michetti, che vuole demolire lo stadio Flaminio e ricostruirlo più bello di prima e più funzionale, quando è un bene vincolato e quindi non sa neanche, lui non sa di che. In quale città vive, non conosce la città. Poi c'è una cosa che probabilmente il consigliere De Priamo non ha letto neanche la delibera, perché a seguito della delibera di Alemanno di densificazione, il TAR nel 2011 ha sentenziato che per queste zone non è possibile la ripianificazione. E poi è morto tutto così, dal 2011. Queste zone stanno ferme, non ci si può fare assolutamente nulla. Quindi, come si può contestare una delibera che chiede di variare queste zone e riportarle ad agro romano quali sono? Non lo so, boh, probabilmente il consigliere De Priamo, la destra, vede. Rivolgetevi se possibile tutti alla Presidenza trattando il tema della delibera. Presidente, probabilmente vedono un qualcosa che non esiste, oppure non hanno neanche letto la delibera. Il fatto sta che siamo assolutamente contrari e rifiuto tutto quello che è stato detto dal consigliere De Priamo. Le sue difese della sospensiva, mi sembrano più tutte di altro che interesse che edilizia pubblica, perché questa edilizia la fanno i privati, quelli che hanno truffato fino ad oggi tutti gli abitanti delle zone, dei piani di zona 167. Mi sembra più una difesa d'ufficio dei costruttori romani, altro che. Grazie.